Buongiorno a tutti, sono Monica Sirelli dal sito www.ft-azione.it e dal canale YouTube FT-azione e parliamo oggi della relazione col nostro corpo, cioè con l'idea che noi abbiamo di come il nostro corpo dovrebbe essere, secondo dei modelli che sono stati creati in una situazione esterna. E il passaggio da questo stato di riconoscere canali esterni al riconoscimento della bellezza che siamo, al riconoscimento e all'accettazione del nostro corpo, con le forme che ha, con l'aspetto che ha, con il peso che ha, con l'età che ha, e questo passaggio di accettazione porta a un profondo amore per se stessi. E anche al percepire questa bellezza e all'emanare questa bellezza anche all'esterno. Quindi quello che vogliamo fare è partire con il nostro punto karate, e quindi io sono il verbo per mezzo della intenzione di liberarmi da tutti questi schemi, da tutti questi modelli imposti dall'esterno rispetto al mio aspetto fisico. Tutto questo giudizio verso di me che nasce da queste idee collettive. Respiro. Questo modello di bellezza, di giovinezza, di peso esterno. E mentre faccio questo passaggio, entro in una dimensione più profonda, centro dell'occhio, e quindi libero il mio corpo da tutte le proiezioni che gli ho dato, che gli sono state date da me e dagli altri. Tutte le proiezioni di non accettazione, di rifiuto, di non andare bene. Lato dell'occhio, e voglio dire a tutte le mie cellule, a tutto il mio corpo, tu vai bene. Fate un respiro. Sotto l'occhio, il mio corpo va bene e io vado bene. Così come siamo. Sotto il naso, e più ascolto questa voce, ripeto queste parole, faccio questo esercizio, più sento che il mio corpo va bene così com'è, che io vado bene così come sono, e sento amore per il mio corpo. Respiro. Sotto la bocca. Io voglio provare amore per il mio corpo, per ogni parte di me, per ogni aspetto, e voglio liberarmi da questo sistema di paragone con modelli socialmente accettati, con modelli imposti da altri. Clavicole, mentre faccio questo, esco da questo sonno collettivo, da questa matrix che sta imponendo modelli folli estetici, rifacimenti di ogni genere, tutti uguali, queste plastiche tutte uguali, per comprendere che la vera unicità, che il vero valore è la mia diversità. Respiro. Il mio corpo è un pezzo unico, diverso da tutto quello, da tutti gli altri. Respiro. Punto del timo, e mentre dico queste parole sento sempre di più che il mio corpo mi piace, perché sto uscendo da antiche abitudini, da antiche idee di non andare bene. Quindi allontano tutta l'energia non mia, rimasta congelata in questa percezione che il mio corpo non vada bene. E la rimuovo da ogni mia cellula, da
da ogni mio corpo, da tutto il mio spazio personale e la rimando al vero posto, al vero tempo, al vero sé a cui realmente appartiene. Respiro. Sotto l'ascella sto ritornando ad amare il mio corpo, così com'è. Sotto il seno sento amore per il mio corpo, sento accettazione per il mio corpo così com'è. E più lo amo e l'accetto, più lui è luminoso e bello, il perfetto involucro di una perfetta anima, così com'è. Respira. Tabacchiera, e la bellezza è proprio la diversità da tutti gli altri corpi. Quindi uscendo da questo stato di paragone con gli altri, entro in uno stato nuovo di coraggio di essere diverso, di coraggio e di valore e di bellezza nella preziosità uscita dall'omologazione collettiva, dal sonno collettivo. Respiro. E sento tutta la bellezza del mio corpo in ogni cellula. E ogni giorno, sempre più in ogni modo, sento amore per questo corpo. Respirate, punta delle dita, e io sono il verbo, e io so chi sono, io so cosa sono, io so come servo. Respiro. E facendo quest'audio vi accorgerete nei giorni di quanti siano anche le cose su cui voi potete portare attenzione e miglioramento, e quindi vi accorgete che la cosa veramente, l'unica cosa veramente preziosa per voi è il lavoro su di sé, perché dal lavoro su di voi voi potete trasformare ogni ambito della nostra vita, potete trasformare ogni cosa. Quindi anziché fare, torniamo ad essere e essere attraverso un lavoro su di sé, un lavoro su di sé che potete fare con le lezioni, che sentirete sempre più utili per voi. Un lavoro che potete fare con gli audio, un lavoro prezioso di trasformazione, non per cambiare chi siete, ma per portare luce al diamante che siete. Grazie, buona pratica.